Sandra e vivo ad Ascoli. Ho scoperto che mia figlia è incinta del marito della mia migliore amica e questa è la mia storia. Accominciamo. Sono sposata da più di 30 anni. Ho 3 figli. Devo dire la verità, siamo stati sempre una famiglia molto posata, una famiglia tranquilla, sempre uniti l'uno per l'altro. Io ho sempre avuto poche amiche, ma buone. Una delle quali per me è sempre stata come una sorella. E abbiamo i figli che hanno pochi mesi di differenza, anche lei 3 figli. Ci siamo sempre frequentati molto e loro sono stati quasi come degli zii per i miei figli, soprattutto per mia figlia più grande, che è stata molto spesso a casa loro con il loro primo figlio, che ha più o meno la sua stessa età. Fatto sta che mia figlia incontra un uomo meraviglioso, sono fidanzati per circa 3 anni e si sposano. Pensate che addirittura la madrina del suo matrimonio era proprio questa mia carissima amica. Ci siamo emozionati, quasi come se lei fosse sua figlia. Mia figlia, appena sposata, ha cercato di avere un bambino, ma questo bambino non arrivava. E abbiamo vissuto tutte e tre, io, lei e la mia amica, questo periodo molto difficile. L'accompagnavamo per gli ospedali, per fare i controlli, l'accompagnavamo ogni qualvolta che lei aveva bisogno di un supporto, perché non è stato un momento, un periodo facile. A un certo punto mi ricordo che mentre stavamo facendo questo percorso insieme a mia figlia e io pregavo notte e giorno affinché gli desse un bambino, la mia amica un giorno mi disse: sai, non voglio scocciarti con i miei problemi, ma penso che mio marito mi tradisce. Mi mise a ridere. Li conoscevo, sapevo che erano una coppia molto affiatata e pensavo che lei stesse assolutamente scherzando. Quando lei poi cambiò l'espressione in viso, io capii che stava facendo sul serio. E allora gli chiesi: perché stai dicendo questo? Che cosa hai notato? Che cosa hai visto? Lei mi disse che era un periodo di tempo che il marito era spesso sul telefonino. E allora pensai: vabbè, sai come sono questi social di oggi? Una volta che ti scrivi ti prendono, non capisci niente. Lei disse: no, non è solo questo. Il fatto che adesso lui va in bagno, se lo porta dietro, e a volte lo sento bisbigliare. Lui mi dice che canta, dice che lui canta sottovoce. Ma io non gli credo, tu lo sai, lo conosciamo da 30 anni. E poi è cambiato, lo vedo diverso. Come se volesse fare il ragazzino. Io ho paura che lui possa perdere la testa con un'altra persona. E poi c'è un'altra cosa ancora più grave. Più di qualche sera lui mi dice che rimane tardi al lavoro, ma in realtà quando poi chiamo nel suo ufficio non mi risponde mai nessuno. Lui dice che chiudono le linee dopo l'orario di lavoro. Ho pensato di seguirlo, ma ho troppa paura e vorrei che tu mi accompagnassi. Questa cosa mi lascia letteralmente scioccata, allibita. Lei mi dice di non parlarne con nessuno, ne parlo solo con mio marito. Anche mio marito rimane incredulo, innanzitutto ha la mia stessa reazione, ride, perché non riesce a immaginare una cosa del genere. Dice di conoscerlo da una vita, che per lui è come un fratello. E parliamo del più e del meno. Nel frattempo, dopo circa 2 settimane, mia figlia ci dà la bellissima notizia che è rimasta incinta. Eravamo al settimo cielo e decido di chiamare come prima persona questa mia amica proprio perché so che aveva bisogno di una bella notizia in questo momento molto triste. Festeggiamo insieme. Lei la sera stessa mi dice che aveva messo sotto controllo il cellulare del marito e che sapeva per certo che lui si scriveva con qualcuno. Così organizziamo di seguire suo marito. Nel frattempo mia figlia la vedo felice per questa gravidanza, ma la vedo diversa, un po' più assente. Si confida meno con me, come se mi nascondesse qualcosa, però pensavo che avesse i suoi pensieri da mamma, le sue titubanze, e cercavo di rassicurarla. Fatto sta che passano i giorni e arriva questo fatidico momento in cui io e la mia amica avevamo organizzato di seguire suo marito. Ero
veramente preoccupata. Avevo paura che veramente si potesse sapere qualcosa, che potessimo scoprire qualcosa. In cuor mio invece speravo che non avremmo trovato nulla. Fatto sta che lui dice che fa tardi al lavoro, andiamo sotto al suo ufficio, era tutto spento, lui non c'era. Aspettiamo, ma di lui non c'era traccia, né la macchina né niente. Decidiamo dopo circa 2 ore e mezza di tornare a casa e lui era già a casa. E quando gli chiede alla moglie dove è stata, lei gli dice che era con me, che avevamo dovuto andare da mia figlia che aveva avuto un piccolo malore e lo dovevamo stare vicino. Lui la guarda e gli dice: "Ma sei sicura? Penso che mi stai dicendo una bugia." Questa cosa la notai e pensai: perché è così sicuro che è una bugia? Non lo so perché, ma partì in me un sesto senso. Fatto sta che torniamo e la mia amica mi dice: "Guarda, hai visto, lui non stava in ufficio, quindi molto probabilmente stava con una persona. Dobbiamo mettere un localizzatore nella macchina." Mentre organizziamo tutta questa situazione che mi pareva inverosimile, il giorno dopo mi viene a trovare la suocera di mia figlia. Avevamo un bel rapporto, formale, ma comunque un bel rapporto, non eravamo grandi amiche. Lei mi dice che mi vuole parlare. Immaginavo mi volesse parlare del corredino, del bambino, delle spese da affrontare. E così sono felicissima. Nel frattempo che viene a casa, lei mi dice che mi deve parlare, che siamo sole e lei. E mi dice: "Guarda, io mi dispiace dirti questa cosa, so che forse probabilmente te l'avrei dovuta dire prima, ma il figlio di tua figlia non è mio nipote." Io rimango allibita, non riesco a credere a quello che mi sta dicendo e anzi mi irrito, mi arrabbio, perché le chiedo come si può permettere mai di insinuare una cosa del genere a mia figlia. Al che lei mi mostra una carta dove dimostra che suo figlio era sterile e che lei non aveva mai voluto dire questa cosa al figlio per non farlo stare male. Lei si sente una vigliacca, sa che ha sbagliato, ma quando era piccolo suo figlio ha avuto un'operazione che purtroppo gli ha recato questa cosa. Mi sento veramente sconvolta. Mi sembrava che all'improvviso il mio mondo stesse girando all'incontrario. Fino a qualche tempo prima mi sentivo la donna più felice e fortunata del mondo e adesso questa situazione di mia figlia, questa situazione della mia migliore amica mi stavano facendo veramente diventare un inferno. Al che io non so come affrontare il discorso con mia figlia, la chiamo e gli dico quello che sono venuta a sapere. Mia figlia mi guarda e dice: "Sì, mamma, mia suocera ha ragione. Il figlio non è suo." Penso e ripenso, quando è stata l'ultima volta che ho avuto dei sospetti su mia figlia? Come ha potuto fare questo? Quando? Perché? Era così innamorata del suo marito, era sempre con noi. Così lei purtroppo mi dice la verità e mi dice che erano circa 2 anni che lei aveva questa simpatia per il marito della mia migliore amica, che si sono trovati all'improvviso a parlarsi al telefono e che all'improvviso il loro rapporto è cambiato e che sono diventati amanti. Mi cadde il mondo. Non volevo ascoltare, mi sembrava veramente tutto così reale, mi sembrava di vivere in un brutto film, un brutto sogno. Non potevo immaginare né che mia figlia avesse fatto questo e non potevo sapere come dire alla mia migliore amica che quello che lei diceva era vero e che quel dolore le era causato da mia figlia. Mi sentivo impazzire. Stavo in una situazione tragica, una situazione dove non sapevo veramente come uscirmene. E così, alla fine, capii qual era la decisione migliore da fare. Avevo deciso una cosa che doveva aggiustare tutta la situazione, perché se le cose si fossero venute a sapere così come stavano, sarebbe successo un dolore per troppe persone. E così ragionai una sera, da sola, e capii che dovevo fare. Come prima cosa, partii
Parlai con il marito della mia amica. Gli dissi che sapevo tutto, che non volevo sapere niente di come è successo. Gli dissi che la mia amica sapeva tutto, che sapevo che lui la tradiva. Che questa cosa si sarebbe dovuta fermare immediatamente se lui voleva salvare il suo matrimonio. Che era un segreto che dovevamo mantenere io e lui e che non avrebbe dovuto fare mai una parola con nessuno. Altrimenti lo avrei rovinato. Lui mi guardò perché non ci credeva. Sapeva che per me lei era più di un'amica, una sorella. E sapeva quanto mi costava quello che gli stavo dicendo. Ma sapevo che tenevo la responsabilità di troppe persone addosso. Così prendo a mia figlia, gli dico che ho parlato con il suo amante e gli ho detto che questa cosa deve rimanere tra di noi, che questa cosa non la deve sapere nessuno, a parte io, lui e lei. Nessuno avrebbe mai dovuto far parola di questa cosa. Che il marito era sterile, ma che noi avevamo deciso di fare una donazione senza che lui lo sapesse perché il tuo desiderio di mamma era troppo forte. Ti perdonerà più di aver fatto questo che di averlo tradito e crescere un figlio che non è suo. Lei mi ringraziò, mi disse che non si meritava una mamma come mia, ma mentre lei parlava a me mi bruciava la testa. Perché la parte più dura doveva ancora venire. Poi vado dalla suocera di mia figlia, vado là, la guardo e gli dico: guarda, io quando sei venuta a casa non ho potuto dirti perché ho dovuto chiedere il consenso a mia figlia, ma mia figlia non ha tradito tuo figlio. Noi abbiamo di nascosto chiesto una donazione perché mia figlia voleva a tutti i costi un bambino e abbiamo fatto questa inseminazione senza che tuo figlio lo sapesse. Lei inizialmente rimase un po' titubante. Io penso che lei sapeva che stavo in qualche modo proteggendo mia figlia. Però io gli dissi una cosa. Dissi: fortunatamente le cose sono andate così, che almeno i ragazzi rimangono insieme. Certo, per tuo figlio sarà dura, ma quando tu gli dirai che lui è sterile, noi gli diremo che abbiamo fatto questo per questo motivo, perché una famiglia deve rimanere sempre una famiglia, altrimenti abbiamo sulla nostra pelle, sulle nostre spalle, la responsabilità di aver diviso una famiglia solo perché una donna vuole rimanere a tutti i costi mamma, e poi in effetti tuo figlio avrà un figlio che, anche se non è nato con il suo spermatozoo, ma che avrà l'opportunità di crescere. Così la mamma mi guardò e ci abbracciammo e decidemmo di dire questa cosa ai ragazzi. Poi toccò la parte più brutta, quella della mia migliore amica. Mamma mia, quanto mi è costato. Andai da lei e gli dissi che avevo visto suo marito con una persona, che erano solo amici, che questa donna lo stava dietro. Avevo parlato con il marito e lui ha detto che ci stava per cadere, ma che tra di loro non era successo nulla e che lui mi aveva promesso che non sarebbe successo mai più. La mia amica mi abbracciò e mi disse: se non fossi stata tu, lui mi avrebbe tradito. Io gli dissi di no, che comunque lui era in un momento difficile della sua età, aveva la sua crisi. E lei, la cosa che mi spiacque molto è che lei si sentiva in colpa, disse che ultimamente lei si era un po' lasciata andare, che forse intimamente non lo cercava spesso e che da questo momento in poi sarebbe cambiata, sarebbe tornata quella di una volta. Non potete capire quanto mi è costato. È stata la bugia più brutta della mia vita.
È stata per me la cosa più difficile da fare nella mia vita. Fatto sta che mia figlia ha partorito. Inizialmente il marito non l'ha presa bene, ma lui stesso non sapeva di essere sterile. Quindi quando io e la mamma gli abbiamo detto che abbiamo deciso di comune accordo di fare questa cosa per dare un bambino a tutti e due, lui inizialmente non l'ha presa bene, si è arrabbiato con la mamma, si è arrabbiato con me, ma poi quando è nata la creatura è cambiata, adesso sono una famiglia, si vogliono bene, sono gioiosi. La mia amica con il marito adesso stanno bene insieme. Lui ha capito il suo errore, anche se una sola volta mi disse: mi costerà vedere mio figlio crescere e non potergli dire che sono il padre. Io gli dissi: almeno avrai l'opportunità di vedere che cresce e di avere comunque tua moglie al tuo fianco. Vedete, non ci sta sera o notte in cui non mi addormento con un peso sullo stomaco. Non sono mai stata una donna bugiarda, sono sempre stata per la sincerità, è quello che ho insegnato ai miei figli. E fare queste cose mi è costato tanto. E Dio sa, i mal di testa, i mal di stomaco, le confessioni in chiesa, ma niente mi allevio. È un peso troppo grande per me da portare. Non riesco più a guardare la mia amica negli occhi come facevo un tempo. Mi sento bugiarda, mi sento vittima. Ovviamente a lei gli dico che sto più tempo con mio nipote, ed è per questo che mi sono allontanata, ma non è così, è che mi sento sporca nei suoi confronti. Vedete, se mi avessero raccontato questa cosa, non ci avrei mai creduto, pensavo che era qualche trama di qualche film. Ma poi ho pensato che forse è proprio questa la vita, l'imprevedibilità. Mi rendo conto di aver detto tante bugie. Mi rendo conto che la tranquillità in questo momento di tante persone è poggiata sul mio silenzio e sulle mie bugie. Ma quanto è dura però e quanto costa. A volte, per salvaguardare il bene degli altri, soprattutto quando parliamo delle persone a noi care, siamo portati a fare delle cose che mai, mai avremmo immaginato di poter fare e di vivere in situazioni così surreali che vorremmo svegliarci da un giorno all'altro e pensare che sia solo un bruttissimo incubo. E chissà che un giorno riesca a mettermi tutto alle spalle. Buona vita.